Calciomercato Live, ultime trattative di mercato in diretta. Ultimi giorni di trattative prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Le operazioni si chiuderanno alle ore 20 del 31 gennaio. I principali club stanno studiando le ultime mosse per rinforzare le proprie rose e cercare qualche affare low cost. Di seguito la cronaca live di tutte le trattative e i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all'estero. Virgola. 9 Verona, ceduto Przelek, il Cosenza ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive. Con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Mateusz Przelek. 21enne centrocampista proveniente dall'Hellas Verona. Virgola. 8 Pellegrini, scatta l'ultimatum poche cance per la Lazio di chiudere la sessione di mercato con l'acquisto di un esterno. Il terzino, di proprietà della Juve, spera in una chiamata, ma è bloccato da Fares. Virgola. 8-5 Roma, ultimatum a Zaniolo. Ma Roma ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Zaniolo. Il calciatore deve decidere il suo futuro. Il Bournemouth ha proposto un'offerta che soddisfa il club. Mazzagliolo ha dato il suo ok al Milan, leggi tutto. Virgola. 8-3 Ajax, esonerato il tecnico Schreuder. L'Ajax ha esonerato l'allenatore Alfred Schreuder dopo l'1-1 casalingo contro il Volendam. Squadra che lotta per la salvezza nel campionato olandese. I lancieri di Amsterdam ora sono al quinto posto in Eredivisie. A 7 punti dalla capolista Feyenoord. È una decisione dolorosa ma necessaria. A parte un buon inizio di stagione, abbiamo perso molti punti inutilmente, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Ajax, Edwin van der Sar. 8 Zaniolo, il Milan si ritira a 4 giorni dalla chiusura del mercato. La trattativa per il passaggio di Zaniolo al Milan si trova in una fase di stallo. Il club rossonero sembra essersi ritirato. Alla Roma resta l'offerta di L.A. Bournemouth, leggi tutto. Mercato calcio. Ultimi giorni di trattative prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Le operazioni si chiuderanno alle ore 20 del 31 gennaio. I principali club stanno studiando le ultime mosse per rinforzare le proprie rose e cercare qualche affare low cost. Di seguito la cronaca live di tutte le trattative e i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all'estero. 9 Verona, ceduto Przelek, il Cosenza ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive. Con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Mateusz Przelek. 21enne centrocampista proveniente dall'Hellas Verona. 8-8 Pellegrini, scatta l'ultimatum poche cance per la Lazio di chiudere la sessione di mercato con l'acquisto di un esterno. Il terzino, di proprietà della Juve, spera in una chiamata, ma è bloccato da Fares. 8-5 Roma, ultimatum a Zaniolo. Ma Roma ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Zaniolo. Il calciatore deve decidere il suo futuro. Il Bournemouth ha proposto un'offerta che soddisfa il club. Mazzagliolo ha dato il suo ok al Milan, leggi tutto. 8-3 Ajax, esonerato il tecnico Schreuder. L'Ajax ha esonerato l'allenatore Alfred Schreuder dopo l'1-1 casalingo contro il Volendam. Squadra che lotta per la salvezza nel campionato olandese. I lancieri di Amsterdam ora sono al quinto posto in Eredivisie. A 7 punti dalla capolista Feyenoord. È una decisione dolorosa ma necessaria. A parte un buon inizio di stagione, abbiamo perso molti punti inutilmente, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Ajax. Edwin van der Sar. 8 Zaniolo, il Milan si ritira a 4 giorni dalla chiusura del mercato. La trattativa per il passaggio di Zaniolo al Milan si trova in una fase di stallo. Il club rossonero sembra essersi ritirato. Alla Roma resta l'offerta di L.A. Bournemouth. Leggi tutto, mercato calcio.